The King of Fighters 94. Benvenuti a questo incredibile nuovo appuntamento, perché giustamente loro mettono prima il 98 e dopo il 94. Mettiamoci tipo qualche credito magari, ok, due crediti e fa fanculo. Schiaccio start, che non esiste, proprio non esiste. Tasto start e andiamo subito a prenderci il nostro team. Questo mi basta, potevano scegliere soltanto proprio tutti i team. C'è del tempo? Non c'è del tempo, perfetto. E noi giustamente ci andiamo a fare la scalata con il primo team, quello italiano. Come mai? Cosa vuol dire il team italiano? Joygashi primo, secondo Terry e terzo Andy. Battaglia in Inghilterra. Quanti uccelli? Andiamo. Oh, calma. Vieni qua, King. La cosa, come si chiama lì, insomma, la maggiordoma che tutti vorrebbero. Maggiordoma di alberghi, se non sbaglio, più che altro. Perché non mi sembra. Oh, King, te hai rotto le palle. Joygashi the best. L'allievo di Sagat, anche se non è vero, perché sono di due cose diverse. Oh, Hacking. La puttana. Da dove ha tirato una bolla di energia dalla tasca. Perfetto. E mi lascia la mancia. Ah, vieni qua, fight. Eh? Vieni qua. Fammi vedere se sei forte. Porco demonio. Mettami, sa tanto che la difficulty è sempre di quelle potenti, incredibili come quella di... Calmane. Di King of Fighters 98. E quindi andremo a perdere malamente. Orco. No! Ma King! Fanculo! Ma ha battuto anche questo. Non è possibile. Cosa ridi, cavallo? Cosa cazzo ridi? Mamma mia! Landy, il Bogard quello, sì, insomma, bravo, ma mica tanto! C'è del sangue che cade! Bogard vince! E c'è la May. Non vorrei dire cavolate, ma questi due stanno insieme, almeno da come si è vinto da King of Fighters 14. Porco. Basta con gli Shoryuken. Da quando tira le fiamme questo? Vabbè, che è la prima iterazione, quindi può tirare quello che vuole. Porco. Io che schiaccio i tasti a caso. La victory! The winner! Yush! Mamma mia! Spiacchiamo subito tutto. Yuri, quanta velocità però Yuri. Fa già gli attacchi col sedere questa? Non lo so. Vabbè, abbiamo già perso. Aio! E la madonna. Boom! Isn't my bros team stronger? Non è potente il team dal continuo. Ok, abbiamo ancora un continuo. E quindi mi direi proprio di prendere il team quello do cazzo è Iori? Non c'era Iori? Era da sbloccare? Non si sa dov'è ho sbagliato! Va bene, prendiamo questo e dopo quello là. Ho sbagliato il team, sono un cretino. Ancora i gabbiani qua. Ah, quindi questo qua, Lucky Galauber, mi dicevano che c'è dalla prima King of Fighters 94. Questo è il primissimo King of Fighters fatto dalla SNK, che poi ha dato là una delle saghe di picchiaduro più celebri e storiche fra tutte. E io tiro le palle da basket, ovviamente, perché io ho preso questo team proprio per portare alla vittoria sto cazzo di primo video. E adesso chi tocca? Al pugile o quello di football americano? Football americano. Brian Butler, il battagliero Brian Butler, che è anche un poco cinese lui. Mamma mia, i cosi. Mamma mia la potenza, gli attacchi. Mamma mia, football americano. Andiamo in touchdown. È parente di Bison questo. Gli manca uno sputo. Fanculo. Ma
E vai all'altro mondo, per l'amor di Dio. Fai gli attacchi giusti adesso, no? Yeah. Perché non mi ricordo se si poteva. Perché quelli là, quella là caricava molto bene. Stava caricando un colpo che non si sa bene che colpo è. Molto bene, andiamo subito con l'ultimo, che è quello che, se mi sbaglio, aveva utilizzato Bell'uomo in una battaglia nel 98, di King of Fighter. EVD, esattamente lui, che faceva anche abbastanza schifo perché non tira i... Ma che cazzo vuol dire che è entrata quella là? No, adesso me lo dovete dire. Dovete dire che cazzo... Ui, attacchi col sedere! Uppercut! Arco demonio! Yuppidu! Grandissimo Yuppidu! This is my real... Questa è la mia vera potenza! Porca miseria! Ecco ragazzi, con questo incredibile team, che ovviamente ho scelto io, mica ho sbagliato a sceglierlo, vi saluto e ci vediamo alla prossima con l'inizio della scalata, scalando di un livello di difficoltà, tentando di arrivare alla fine in King of Fighters 94. Ciao!